E salve a tutti ragazzi, ben ritornati in questo... Eh sì, ho sbagliato tutto. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo finalmente Ghost of Tsushima. Allora, non so... Allora, richiede cuffie. Allora, difficoltà, vediamo, facile. Esplorare, no. Normale. Per i giocatori che desiderano un'esperienza di gioco bilanciata, difficile, che non temono la morte, letale. Un solo colpo di spada è letale. Facciamo normale. Dialogo in italiano sottotitoli inglese. Se dialogo in giapponese con sottotitoli. Che figo. No, comunque questo qua no. Facciamo sottotitoli in italiano tutto. E iniziamo. Sì. Sì. Stanno invadendo il nostro Sto registrando paese. comunque. Sì, c'è anche Federico di sottofondo. Implacabili. Inarrestabili. Noi siamo 80 samurai contro un esercito. Combattiamo Non lo per so. fermare l'invasione. Oggi muoio per la mia gente. Stanno arrivando a migliaia. Affronteremo la morte e difenderemo il paese. Tradizione, coraggio, onore ci rendono ciò che siamo. Noi siamo i guerrieri di Tsushima! Noi siamo samurai! Guarda, Daci. Adesso mettili in ginocchio. Ok, quindi da quanto ho capito sono arrivati i mongoli. Porco trota! Ragazzi. Sono tantissimi. Ok, perché vengono dalla Cina. C'è Federico che ha fatto una battuta bruttissima. Invasori! Mandate il vostro guerriero più abile! Nada, ci di là. Io sono Harunobu Adachi, discendente del leggendario Yoshinobu Adachi. No, vabbè. No. Mamma mia, che violenza. Esatto. Senza nessuna pietà! Sbloccate! Tsushima! No, inizia per... Ok, inizia così col botto Ghost of Tsushima, ragazzi! Wow! Adoro! Levatemi tutti! No! Oh cavolo! Aio! Devi venire con me. Una carneficina.
Dobbiamo resistere, Lord Sakai, a costo della nostra vita. Bianco su bianco no. E allora, dov'è? Porca trota. Video. Agli ordini, Lord Shimura. Bianco su bianco non mi convinceva, però. Uomini, vediamo come sta. Tutti voi, seguitemi. Sai che non c'è. Aspetta. Distruggiamoli. Mamma mia. Ah. Ok. Ok, continuiamo ad avanzare, forza giapponesi. No, scusa, ho fatto fuoco amico. È un po' un casino, eh. Cioè, guardate l'acqua come se è tinta di rosso. Perché tutto... ok. Siamo rimasti soli. L'unica cosa da fare è trovare il capo dei mongoli e eliminarlo. Sarò al tuo fianco fino alla fine. Lo so. Wow, che roba. Comunque questa è una blind, non so niente. Il capo dei mongoli. Sono pronto, zio. Ce la faremo insieme. Mi sembrava troppo Sam. Tutti convinti, tutti cazzuti e poi no. Ah. Porca miseria. Di Kublai, nipote di Gengis. Fratello, tu sei un guerriero, è evidente. Ti sei preparato per tutta la vita e hai vinto battaglie che uomini mediocri definiscono invincibili. Ma mentre tu affilavi la spada, sai come mi preparavo io? Studiando. Conosco la tua lingua, le tue tradizioni, il tuo credo. So quali villaggi piegare e quali bruciare. Perciò te lo chiedo di nuovo, Samurai. Ti arrendi?
No, ma sei serio? L'ha ucciso subito. Ah, ok, non avevo neanche visto la X. Vabbè ragazzi, ci sta anche, eh. È vivo ancora. Chi è che l'ha curato? Anzi, medicato. Wow. Come sono arrivato qui? Niente armi, solo provviste. Qualcuno mi ha tenuto in vita. Non posso fermarmi. E soprattutto se la, se quella, se, oddio. Mongoli. Se troviamo quella persona, dobbiamo pure ringraziarla, giusto, Ginna? Qualcuno mi ha salvato. Mi ha nascosto qui. Forse hanno la mia spada. Porca troia. Nope. Devo fare il giro. Però non capisco da che parte devo andare. Dai, ma sei serio? Ah, no, ok, forse ho capito. Ok. Salvataggio. Ispeziona la casa per trovare la cotta. Dov'è? Ok, allora. Esploriamo anche un po' la eccola qua, l'armatura. Brutta. Eh beh. Ma meglio di niente. Esatto. Qualcuno ha affilato una lama. Un guerriero. No! Ok, vediamo un po' se c'è qualcos'altro in giro, ma penso proprio di no. Ok. Mamma mia. Torna dentro. Pure. E questa chi Come è? Come vanno le ferite? Puoi correre? Credo di sì. Dov'è la mia spada? Non qui. Ci penso io. Ti prego, nasconditi. Non farmi male. Riso! No! Io ho del riso! Ti prego! Riso!
Porca trota. Tu chi sei? Io sono Yuna. Vuoi la tua spada? Seguimi. Ok. Troppo. I mongoli hanno occupato metà dell'isola. Che cavolo di corsa è? Ok. Yuna. Cazzo. Andiamo di qua. Per poco, eh. Aspetta. Per poco non facevamo il primo game over come su God of War. Non possiamo fare. Che sbrego. Aspetta, fai passare gli altri, fai passare gli altri. Lord Shimura combatteva al mio fianco. Il giro. Lascia perdere. Ok. Yuna, aspetta. Lord Shimura è mio zio. Ecco. Sei Jin Sakai. Il nipote del Jito. Devo sapere. Sarà sopravvissuto. Credo di sì. Vabbè, deve essere sopravvissuto. Dove l'hanno portato? A est, sulla costa. Al castello di Kaneda. Lo terranno al suo interno. Festeggeranno la vittoria. Potrei coglierli di sorpresa. Ti uccideranno. O magari salverò Lord Shimura e rispedirò i mongoli in mare. Può avvertire lo Shoko, chiedere rinforzi. Io non ti ho salvato la vita per vedertela sprecare così. Perché mi hai salvato? Non potevo abbandonarti. Mi serve il tuo aiuto. Lord Shimura può aiutare tutta l'isola. Ed è ciò che rimane della mia famiglia. Andiamo. Mamma mia. Ouch. Andiamo, non si può fare nulla ora. Vai. Non devi fermarti. Porca miseria. Da qui. Ok. No, abbassati. Mamma mia, che rischi. Comunque io nelle fasi stealth sono così così, però in questo gioco cerco anche di impegnarmi, giusto Federico? Lui è concentrato in God of War nella missione delle Valchirie, io invece sono abituato... Invece... Orca trota! Hanno sgombrato la strada, se la attraversiamo ci vedremo di sicuro. Correrò il rischio. Aspetta, quel carro. Ora. Yuna, porca miseria. Vai. Veramente? Cioè, butti. Come cazzo è che si fa? Ok. Sali sui tetti, saccheggi i guerrieri. Sei una ladra. Mi procuro tutto ciò che mi serve. Come la mia katana? L'ho scambiata con cibo e medicine. Che cosa? Ah. Tranquillo. Rintracciamo chi l'ha presa e la recuperiamo. La strada è ancora lunga. Prendi più provviste che puoi. È casa d'altri. Non è più di nessuno. Aspetta. Hai capito che intendo?
Sì, io sto cercando anche di capire dov'è la mia katana. Però Yuna, porca miseria, dovevi lasciarmi. Sì. Toru, quei cani l'hanno trovato. Sta di guardia. Io perlustro la casa. La pagheranno cara. Forse è nascosto dentro la tua. Deve essere qui. Eccola qua la katana. Trovata. Wow. Io sono Jin Sakai, nipote del grande Lord Shimura. E non sono un codardo! Il tuo nemico non ha scampo. Va. E ancora imparare a controllarti. Mi esercitavo. Con l'arma di tuo padre. La spada del clan Sakai. Ha salvato vite. E posto fine a guerre. Chi è stato? Nessuno. Ti insegnerò a difenderti. Mm? Io so combattere. Senti, dimmi. Padroneggiare la spada. Prima devi controllare le tue emozioni. Ok. Posso farlo, zio. Va bene, va bene. Va bom, ciao. Ho salutato Federico che ha quittato il party. Ok. Ah, ok, non ha... Oh, cacchio. Sì, sì. Ok, così... Aspetta, non mi scoraccia. Sono pronto. Cacchio. Prova a colpirmi. Ok. Comunque questo è tutto un tutorial. Ben fatto. Se avessi combattuto così, il nemico non ti avrebbe ferito tanto facilmente. Un combattimento impari. Immagina che il nemico voglia finirti. E che sia pronto a usare anche il trucco più infimo. Come ti difenderesti? Lo attirerei. Ma più lento di me. Esatto. Manterrei le distanze. Aspetterei che si stancasse e lo finirei con un colpo solo. Bene. Un samurai combatte sempre con pazienza e disciplina, anche quando il nemico ricorre all'inganno. Me ne ricorderò, zio. Ora penetra le mie difese. Dimostrami il coraggio di un guerriero come Jin Sakai. Ok. Attacco pesante per spezzare la guardia e poi uno rapido. Eccolo là. Mi arrendo. Mi hai fatto vincere. Niente affatto. Con una spada vera sarei già morto. Davvero? Non ti mentirei mai, G. Cambiamo un po'. Prova a bloccare i miei attacchi. Non ci andrò piano. Resta in guardia. Aspetta, qua è L1. In guardia reagirai rapidamente. Ah, ok. Bel blocco. Ok, non capivo qual era L1. Ottima mossa. Ok. Sono sfinito. Facciamo una pausa. Non abbiamo ancora finito. La determinazione ti farà resistere a tutto. Bene. Questa è la tua salute. Ah, ok. Quindi più abbiamo determinazione, più... Ah, ok. Va bene. Ora impariamo a parare. Aspetta che io faccia la prima mossa. E quando colpisco... Blocca il mio attacco. Bella parata. Bene. Para prima che arrivi. Porca trota. Ma dai. Due. Quando attacco, para. Lo so, zio, però. Aspetta a parare.
Ma mi sono parato. Per fortuna sono spade di legno. Esatto, almeno questo. Sorprende il nemico parando all'ultimo momento. Lo so. Ah, eccolo là, bene. Ottima mossa, Jim. Fai progressi. È un po' affiatato lo zio, vuoi eh. Prendere fiato. Ci vuole ben più di un bambino per lasciarmi senza fiato. E ora vediamo come ti difendi contro una lancia. Oddio. Schiva la lancia e poi passa al contrattacco. Ottimi riflessi. Quando attacco, schiva. Ok. Ricorda, schiva e poi contrattacca. Ah, ok. Schivata per te. Ok. Ottimo. Vedi? Non c'è arma o guerriero che tu non possa affrontare. Grazie per le lezioni, zio. Non abbiamo ancora finito. Cheat. Mi concederesti l'onore di un duello? Non vorrei farti male. Se sei così sicuro di te, fatti sotto. Cacate coi. Prima che ti assegno 5 colpi, scegli la cena. Ah, va bene. Se ti piace il polpo. Oddio. Molto bene. Cazzo, io ho spezzato la guardia. Ok, io ho spezzato la guardia. Ottimo. Prima di mangiare, ho un'ultima domanda. Per generazioni, le nostre famiglie hanno seguito un codice. Quali sono le virtù che ci guidano? Storici. La lealtà al Signore, il controllo delle emozioni e... Lo sai bene. L'onore, per combattere con coraggio e proteggere l'eredità del clan Sakai. Quelle sono le parole di tuo padre. Cosa significa l'onore per te? Credo... proteggere le persone. Coloro che non possono difendersi. Hai un cuore buono. Ma prima... dobbiamo dimostrare che serviamo il nostro Signore con coraggio, integrità e controllo di sé. Lo fai sembrare facile. Non è mai facile, Jim. È una lotta quotidiana per me. Ma dobbiamo fungere da esempio per la nostra gente, rimanendo fedeli al codice. E anche a noi stessi. Questo è il significato dell'onore. Ok, quindi abbiamo fatto. Abbiamo avuto un flashback. Oddio. Abbiamo avuto un flashback del. Di nostro zio che ci allenava. Cazzo. Bene. Hai trovato la spada. Mi serve un cavallo. Nelle stalle qui vicino. Di qua. No. Ok. Come si fa a rinfoderare? Ok. Possiamo avvicinarci, tagliargli la gola e ucciderli senza far rumore. Senza onore. Non infrangerò il codice. A
Avanti, okay. Invasore! È vicino. Non possiamo salvare tutti. Non scappo più. Voglio essere d'aiuto. Accidenti. Ok. Grazie, signore. Dicevano che i samurai erano tutti morti. Sai dove nasconderti? Dicono che il Tempio Dorato sia sicuro. Va lì, evita la strada e difendi tuo figlio con la vita. Hai rischiato la vita per loro. Non potevano difendersi. Inoltre, non voglio che la nostra gente muoia. Anche altri hanno bisogno di te. Mio fratello è prigioniero dei mongoli. Ok. Ecco perché mi hai salvato. Taka è tutta la mia famiglia. Taka è Shimura la mia. No! Ti prego. Mamma prego mia. Prego, solo mio fratello. Ti aiuterò dopo aver salvato mio zio. Promesso. Vengo con te. Le stalle sono più avanti. Ok, facciamo un po' di esplorazione, però suppongo, appunto, non c'è niente da vedere. Porca troia. No! Va bene. Andiamo ai cavalli. Ok. Sono cavalli samurai, i pochi non schierati in battaglia. Un bene per loro e per noi. Porca troia. Allora. Ah, deluxe digitale. Ok, non ora. Deluxe digitale, perché la mia è director cut. Vediamo. Vediamo com'è. Tranquillo. Fa per te. Gli serve un nome. Nobu Sora Kage. Nobu. Nobu. Confermi. Sì. È bellissimo comunque Nobu, eh. Ok, abbiamo iniziato ufficialmente con Ghost of Tsushima. Sto parlando piano perché i miei stanno dormendo. Castello di Kaneda. Castello di Kaneda. Tuo zio è prigioniero lì dentro. Mura troppo alte da scalare. Creiamo un diversivo, infiltriamoci. No, passeremo dall'entrata. Il Kotun Kan ha bruciato i nostri migliori spadaccini, umiliato mio zio, massacrato i guerrieri di Tsushima. Gliela farò pagare cara. Commettendo gli stessi errori che uccisero i tuoi compagni. È ciò che crederanno i mongoli, ma stavolta colpirò per primo. Ok, quindi aspetta qui. Stiamo per entrare nella dimora del Kan. Quando ti trovi di ritorno al nemico, puoi sfidare i nemici a un confronto. Tieni premuto
triangolo. Ok. Sono qui per Lord Shimura. Ok. No! Va bene, rifacciamo. Rifacciamo. Ho capito. Sono qui per Lord Shimura. Yumhige Samurai. Bom. Ok. Cos'è questo rumore? Non lo so. L'hanno usato anche sulla spiaggia. Porca puttana. No, gli oggetti di scena non si possono. Ok. Trota. Oh. No. Mamma mia. Siamo bloccati. Devo farlo. Sta indietro. Da solo. Libera la strada. Quando troverò Lord Shimura dovremo fuggire subito. Preparo i cavalli. Bene. Se non mi vedi tornare, va nella foresta. Cacchio. Ottimo. Andiamo. Cacchio, ma sono in due, sti bastardi. Ok. Oh, mannaggia la puttana di Eva, scusate. Zio povero. Muori. Ottimo. Aspetta. Schifo.
schivare le frecce. Ok. Bastardo, c'è un arciere. Ottimo. Mongoli. Affrontatemi. El de Ashiglach, samurai. Ottimo. Kotunkan! Io sono Jin Sakai, nipote di Lord Shimura. Sono qui per vendicare il suo onore. Ci! Tuo zio mi ha parlato molto di te, Jin Sakai. Gli mostrerò suo nipote distrutto e umiliato, implorante di unirsi all'impero mongolo. Questo è il tuo momento, Lord Sakai. Ah, di già? Tuo zio ti osserva. Arrenditi, Lord Sakai. Ti taglierò la gola. Non ti montare la testa. Basta. Arrenditi. Cioè, troppo potente. Me ne siete accorti con due colpi di lancia. Può portare facilmente la pace del paese. Salvati. Possa la tua morte giovare a tutti. Giovane signore, è ora. Eccomi, Yuriko. Tutta l'isola è qui per piangere vostro padre. Puoi mandarli via. Dovete riceverli, Jin. Ora siete il signore del clan Sakai. Sì. Non siete solo Jin. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre
negli uccelli, sugli alberi. E mio zio? Ve lo dirà lui, alla pira di vostro padre. Grazie, io vi do. Porca miseria. Sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Tuo padre è sempre stato il baluardo del popolo, un vero samurai. Non ho capito chi è Ishikawa, comunque... Tutta Tsushima è qui per piangere il nostro padre. Ed ecco nostro zio. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin, tu sei un samurai. È morto. Per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterai avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Sempre con te. Quindi lui si, cioè pensa che sia un codardo. Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Oh. Noi siamo caduti da quel ponte, come cavolo è che facciamo essere vivi? No, no, no. Padre. Pensavo che facesse seppuku. Oddio, aspettate. Sì, lo so. Tuo padre risiede nel vento e tua madre negli uccelli. Oh, cacchio. Jin, cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo, ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero. Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te. Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere.
Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa. Così salveremo Lord Shimura e il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli. Gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! No, andati in culo. Va bene ragazzi. Va bene ragazzi, per questo episodio di Ghost of Tsushima è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un bel like. Porca puttana, scusate. Lasciate un bel like, un bel commento e noi ci vediamo al prossimo episodio di Ghost of Tsushima. Ciao a tutti.